Ragazzi, è successo, prima o poi doveva succedere, ho startato una sete di potere involontariamente. L'avessi startata con Bull non sarebbe stato un problema, l'ho startata con Genio, che era in live, sicuramente lo saprà, scrivete un commento qui sotto. Guardate che c'è scritto lì sotto, partite rimaste 2 su 3. Ho startato con Genio, così totalmente a caso, mentre stavo guardando i punteggi della sete di potere. Faccio vedere un attimo il replay perché è totalmente imbarazzante. Startando con Eugenio e Rapina mi sono beccato dall'altra parte pure un super team. Maxin, Bull e Bombardino, c'è il team che utilizzeremo io, Yoshi e Pandex per andare a fare le restanti 2 partite. Alla luce di tutto questo, se eravamo partiti male in questa sede di potere, in questa stagione, questa è la conferma. Avevamo fatto 3 sconfitte totali, ora siamo a 4. Colpa mia, un disastro ragazzi sta stagione. Io non so quante coppe riusciremo a fare in totale. Se chiudiamo over 1000 è veramente un miracolo. Quindi seguite tutta quanta la stagione. Vado subito alla richiesta like. Domani, cioè oggi, usciranno le casse a punti stellari nello shop. E domani le apriamo sempre sul canale alle 13.30. 1500 like, conto su di voi se volete l'apertura. Iscrivetevi, campanella, per non perdere nessuna feed. Lo sapete meglio di me. Altra cosa, questa qua potrebbe essere la settimana del Brawl Talk, ricordate il 10-10? Me la butto là. Codice Ozzo Crax nello shop come sempre. Ci prendiamo dopo anche una cassa gratis. Speriamo di vincerla almeno. Ci manca solo che ne perdiamo un'altra, eh? Ci manca solamente che ne perdiamo un'altra. Ci hanno sniperato. E dai, non ci credo, ragazzi. Il video è partito male perché ci sta una partita in meno. Ma ci sniperate pure. No, ragazzi, no, vi prego. Ma come si fa, Pia, sul serio? Una sede di potere. Come posso fare? Un giorno farò una sede di power, ragazzi, tutta quanta. Tra l'altro mi stanno facendo neanche la schiacciante. Off camera. Così che nessuno sa quando starto. Una volta starto di sera, una volta di mattina, una volta di pomeriggio o pranzo. Vai. Se vediamo, ragazzi, la cassa, l'abbiamo vinta, però. Cioè, non c'è sta proprio, raga, come discorso. Male, male, male. Ci abbiamo messo 16 secondi, sbaglio? No, forse poco di più, 46 secondi. Trionfo epico, 4,53. Dopo voglio fare anche il conto di quante coppe abbiamo fatto in totale. Questa è la sesta giornata, siamo a 453, siamo bassissimi. Domani sarebbe anche il giro di boa. Andiamo a fare la seconda partita. Mi sono pure dimenticato di dirvi che cosa faremo oggi. Cioè, l'ho dato per scontato. Se avete visto il video, cioè cliccato la miniatura e visto il titolo, letto il titolo, sicuramente lo saprete. Voglio fare, ragazzi, un brawler top che abbiamo visto e commentato durante la Brawl Stars Championship. Ne parliamo dopo. Attenzione, non so chi sono, spero non sia un'altra sniperata. Fermi che forse ce la giochiamo qua, Non li conosco, c'è lo zio Miki, una carina Maxine. Vorrei tantissimo colpirla, caricarmi un po' di ulti e provare a pushare. Sempre un po' cattivo e prepotente. Danni sulla Maxine, ottima la cura da parte di Bombardino avversario, tasciata di Maxine sul muretto. Io recupero un po' di life e aspetto il momento giusto per tirarla giù, caricare un altro po'. Calmi che io ho un bellissimo shield. Ottime le cure from il mio fantastico Yoshino. Danni sulla Max. Max prova a fuggire. Io me ne vado, ragazzi, a torre. Ma che me frega, raga. Ovvio che me ne vado a torre, no? Posso distruggere assolutamente la Maxine, avere un sacco di colpi puliti e cominciamo a fare i 2008. Torno indietro però, sapete perché? Perché poi c'è la ulti e la ulti può risultarmi molto comoda per tornare all'attacco. Vai Grax, cerca di creare densità al centro. Ottima la ulti da parte di Spike. Pandex prova la pushata, mi serve un po' di life. Non voglio utilizzare l'ultimo gadget perché potrebbe essere molto buono per andare sulla cassa avversaria. E questo team è molto buono, quello degli avversari. E tra l'altro Spike, ragazzi, è un grande counter per quanto mi riguarda. Non avendo la ulti, però io faccio dei danni molto buoni. Con calma mi metto lo shield. Utilizzo... Mamma mia, che skillata di Grax! Grossa giocata. Attenzione, altri danni ancora sulla cassa. Perché non abbiamo tutte e tre le partite? La rapina è molto sexy da giocare in sede di potere. Sto dicendo in Raffa Gem, sono totalmente buggato. 76%, attenzione ragazzi, non è facile andare in superiorità con questo team che sta giocando molto bene. Voglio provare a tirare giù la Maxine, ci provo. Qualche danno lo faccio, in realtà ho sbagliato ragazzi perché vado molto in difficoltà. Provo ad andare avanti a fare danni. Io devo fare assolutamente danni sulla cassa a full life. Anche se non è schiacciante, io porto a casa un bel po' di dannozzi. Non ho ancora la ulti carica, attenzione. Non ho neanche i gadget. Però a colpire dovrebbe andare giù Spike. Non è vero, mi killa. Non è vero. Molto bene. È stata una bella partita combattuta. Magari tutte quante fossero così, raga. Magari tutte quante fossero così. What a partita. Più 30. Abbiamo perso un'altra schiacciante. Siamo a 5 schiaccianti mancanti. No, scusate, di più. Mi sa addirittura 6 schiaccianti mancanti. 4 sconfitte. Una sconfitta.
Lasciate perdere, raga. Stavo totalmente fuori asse. Però, doppia win. 483. Già che ci sono, vi voglio fare anche il conto, giusto per capire la proiezione, che è imbarazzante. Mi sono anche dimenticato di vedere la posizione locale IT. 332esimo. Poca roba. 483 a 114 coppe dalla top, diviso 6 per... Tra l'altro diviso 6 fanno 80,5, che non è neanche troppo male. Per 14, 1127. Sarebbe comunque un bel risultato, ma se questo è il trend, io la vedo malissimo, ragazzi. La vedo veramente male, male, male. Probabilmente non riusciamo a mettere neanche le 1000. Ora però, saluto il mio team e gli mando un grosso abbraccio e bacio. Come sempre, dopo trovate il link qui sotto in descrizione. Voglio fare il brawler più forte della Brawl Stars Championship, quello più utilizzato. Ma lo faccio anche perché domani, cioè oggi... uscirà il video domani, apriamo le casse, è il momento giusto per trovare una star power decente, o Pocio o Maxine. Di sicuro, ve lo dice Grax, ci trovo, ragazzi, la star power e poi me lo nerfano. L'ho fatta, Maxine, livello 9, buonissimo, il gadget lo abbiamo già, ce l'ho a 700 coppe, andiamo a rovinare il video, ci faccio una partita. Se l'avessi fatta prima, ci stava la mappa quella con i succhetti, che è devastante. Vediamo se cambia qualcosa. Maxine è sbroccata, ragazzi, in qualsiasi modalità. L'abbiamo vista, tra l'altro potete recuperare la streaming. Fortissima in tutti i tipi di mappe e modalità. Ricercati a Raffa Gem, Food Brawl, ovunque, tranne la sopravvivenza, perché ovviamente non ci stava la sopravvivenza. In assedio pure, devastante. Power up presi, ne abbiamo due. Mi ha messo Bibi, non è che sia il top. C'è sta una Colette. Come la giochiamo? Come la gestiamo? Leonino si può colpire. Una mappa pure coi funghi, quindi abbastanza tattica e di posizione. Se riesco ad andare sopra con i power up, poi posso andarli a prendere. Ma io me la prenderei molto safe. Vediamo se qualcuno va giù. Colette viene killata da Gilindo. C'è un'altra Colette. Aia, ragazzi, doppio brawler dalla distanza. Noi siamo un doppio brawler da vicino. Il mio no è Mix. È Bibi che gli racconta. Di tutti quelli che potevo prendere a 700, ho beccato Bibi. Mi sento male. Leon sta qui? Non credo. Leon sta sotto. Attenzione, c'è un Horus. Bravissimo, bello quel fuoricampo. Qua non c'è nessuno. Vai per colpisce il Bo. Ho paura un po' di Leon. A me basterebbe fare anche una seconda, perché andiamo a hittare il record. Se facciamo una seconda, andiamo il record coppe di sempre. A malincuore vi dico che non sono riuscito. Io penso, raga, che non sia assolutamente fattibile da parte nostra fare una seconda. Però comunque la speranza è l'ultima a morire. Che è sta roba? Oh, calmi. Se va giù, ragazzi, il Bo automaticamente sarà una seconda. Godo come un riccio. Dicevo, mi scuso, ragazzi, sta stagione ho fatto le 27.000. Pur giocando 2 ore al giorno non ce l'ho fatta. Facendo missioni e scalando, diciamo, metto in evidenza il fatto che il gioco è diventato veramente poco accessibile a chi non può giocare almeno 5 ore al giorno. Speriamo bene col prossimo aggiornamento, ragazzi. Vediamo se riusciamo addirittura a vincerla. Non è un team impossibile da buttare giù, se colpiti bene. Recupero life. Certo, hanno un botto di power up più di noi. La Maxine livello 9. Tanta... tanta roba. Amsa, direi un po' di mazzate. Quel pocio c'ha sempre la cura. Vai che sta utilizzando tutti i gadget. Sfonnali, fratellino. Provaci, provaci. Amsa, stai vegetando. Te do un po' di boost. Non so, che vogliamo fare, raga? Metto lo shield. Tanto lui c'ha la cura. È un bel più 7. L'obiettivo era ittare il record. Quindi Grax torna indietro. Ci manca solo, ragazzi, che fello il record. Fermi. Era 510. Siamo a 514, record di sempre. Quel 209, quell'hashtag 209, mettetelo nei commenti, non so quando tornerà. Spero il prima possibile. Cassetta in the shop! Ti prego, gioco! Una super gioia! Dacci qualcosa di buono subito. La Star Power, vi ricordo il codice, like, iscrizione, campanella, sempre per le casse, quelle stellari. Cassa gratis. Non succede, regà. Ma se gira volo, bonus rimasti. Vabbè, è un per due. Non male, ragazzi, 200. Quindi ci fa skippare un bel po' le soglie. Io vi mando un abbraccio, vi mando un mega kiss. Mi dispiace che non avete visto una partita. In realtà ve l'ho fatta vedere. Abbastanza imbarazzante. Sete di potere cogenio. Mi sento male. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.